Ciao a tutti, benvenuti o bentornati nel mio canale, io sono Arwen. Lo so che oggi vi aspettavate Detroit perché ve l'avevo scritto. Il problema è che è sorto un problemino, nel senso che non mi fa il computer aprire Detroit. Non so perché, dice che i driver non erano aggiornati, quindi io che ho fatto? Ho preso e ho aggiornato i driver, solo che continua a non aprirsi. Quindi ho dovuto disinstallare il gioco e adesso lo sto ristallando, sperando che poi in questo modo poi mi riparta. Non lo so, io ho installato tutti i driver perché io ho due scheda grafiche in questo computer, sia la Intel che la Nvidia, quindi le ho installate entrambe, insomma le ho aggiornate entrambe, però a quanto pare non cambia la cosa. Sembra proprio come se, anche se lo avessi aggiornate, il problema continua ad esistere. Quindi io per il momento mi dispiace, vi avevo detto che vi avrei portato oggi Detroit, ma spero di riuscire entro oggi a risolvere il problema di Detroit e a farlo partire, anche perché il gioco è impossibile che il computer non supporti il gioco, anzi. Se me l'ha aperto, abbiamo fatto i primi tre episodi insieme, quindi è normale che è impossibile che non mi prenda, non mi, il gioco, il computer non supporta il gioco, perché se no non me lo avrebbe aperto già dall'inizio, non avrebbe funzionato. Quindi per oggi vi porterò Tell Me Why. Credo ragazzi che questo sarà l'ultimo video di questo gioco, quindi godiamocelo appieno. Stiamo per andare al molo. Credo questo ultimo video sarà bello tosto, quindi prepariamoci e vediamo di continuare e finire la storia dei due gemelli Ronan. Stavamo uscendo. You really want to go? You sure we've seen everything? Sì, possiamo andare. Either way, I'm ready for this to be over. Me too. Richiama il ricordo del litigio con Mary Ann sul molo. Ok, stiamo arrivando proprio alla fine, credo, ragazzi, eh. Ecco nostra sorella qui. Vai, andiamo. What are we waiting for? I want to know who was here that night. Anche io. Let's try and remember who Marianne was arguing with. Ancora niente, quindi devo andare un pochino più avanti. Ricorda. Dai, che ce la facciamo, ragazzi. Dai, dai, Alison, per... Oh! Che cavolo è il loro padre? Il marito? Tom? Tom Vecchi is our father? Of course. It had to be him. Tessa knew, didn't she? Yeah, she must have. That's what she didn't want to tell us. Oh mio God, Dio! Marianne and Tom? I know. What should we do now? Yeah, call him out here and make him tell us what was going on. And if he won't? We know his secret. He will. Tom? It's Allison. We need to talk. We know it was you. No, da lui non me lo sarei mai aspettato. L'ho riconosciuto subito, ma... Oddio, il marito di Tessa. Sto rimanendo di stucco. Let me take the lead on this.
I know him better. I thought I did, anyway. Sure. Whatever. As long as we get answers. Cioè, era lui e non l'ha mai aiutata? Neanche economicamente. Kids, listen. You're our father. Yes. You knew how bad it got out here. How little we had. Why didn't you help Marianne? You mean all the money she wanted? Infatti. We didn't have anything to spare. That winter was rough on everyone. You would have starved out here if not for all the free food we gave you. Don't act like you had anything to do with that. That was all Tessa. That's a cruel presumption, young man. Maybe it was Tessa's idea initially. But I supported it. And your mother was happy to live off our Ci mancherebbe. Elemosine, ma sei tu che le messe incinta, oh? Hai cercato di dare fuoco al nostro fienile. You burned down our barn and knocked Tyler unconscious. I never meant to hurt anybody. You weren't supposed to be home. Doesn't excuse the fact that you didn't even stop to help. What do you want me to say? I panicked. I was terrified that this whole thing was going to blow up in my face. I had to do something. Riguardo al fienile. You hearing me? Yep. Sorry. I'm trying really hard to keep myself from punching him in the face. He's not even the least bit sorry for what he did. He could have seriously hurt you. Yeah. He's just a fucking coward. Possiamo fare... Hai lasciato affogare Marianne. You were here that night. You saw Marianne and Tyler. Why didn't you help? I know it wasn't my best moment. But she threatened my life. So you just decided to let her drown? I didn't decide anything. Everything happened so fast, I panicked. And by the time I got to town, Brown was already on his way out. There was nothing else I could do. Riguardo a Marianne. Does he really expect us to believe there wasn't anything else he could have done that night? I don't know, Ellie. I'd rather not think about it. Cosa dovremmo fare adesso? We tell him he's gotta fix the mess he made, one way or another. Devi rimediare. You fooled us, Tom. You need to make it right. I'll do whatever you want. As long as none of this gets out. Excuse me? You want me to pay for my mistakes? Fine. But please, Tessa can't know. This would kill her. E perché no? Tessa already knows, Tom. Ah. Oh. No. That's impossible. It never occurred to you the reason Tessa cut Marianne off was you? But she... She never said anything. Oh, Lord. You should try talking to your wife. Maybe if you had, we wouldn't be in this situation. And maybe Marianne wouldn't be dead. Oh, come on. You of all people should appreciate how troubled Marianne was. She was unhinged. Something like this would have happened sooner or later. L'hai abbandonata. And you just in ogni caso. Being there when it happened. Even though it meant leaving her to raise kids out here all by herself. None of this would have happened if you'd manned the fuck up.
I didn't have a choice. Sì, come no? Ce l'avevi? Well, your mother was a very pretty woman. And she'd been so many places and done so many things. The way I always thought I would have. I got caught up. Love made me a fool. Look, I made mistakes. But this will not go any further than the three of us. Why? We know. Tessa knows. Marianne's dead. There's no point in hiding it anymore. He's afraid it'll tank his campaign. Perché non ti prendi la responsabilità? Am I wrong? Jesus, Tom. I've kept your secret all these years. I don't want to go spilling it. Il vostro. But I will if I have to. What? Yeah. Your little store self-defense. I never told anyone how Marianne really died. Perché? Com'è morta davvero? Scusa. That night I came out here because I was worried about your mother. Non è stata legittima difesa? Come? What are they doing? They made me do it. They made me do it. Why did they show it? This is his fault. This is his fault. Ok, stiamo scoprendo tutta la verità, ragazzi, eh? Come sono andate realmente le cose? Era proprio come avevo detto io allora, lei non voleva far male a nessuno. No. No way. You're a fucking liar. I saw what I saw. You're manipulating us. Just like you manipulated her! Tyler! You're not listening to this, are you? Be smart about this, Allison. Are you sure you want this to get out? You've got way more here to lose than he does. His name will be all but clear, but you... You'll be a killer. What will your uncle say? And Michael? Hmm? Well, the whole town might turn on you. Ma don't. Zio ce lo sa. You know I'm right. Just get out of here, Tom. Tyler and I need to talk alone. Just please. Think twice before making any rash decisions. There are a whole lot of lives at stake here. Leave us the fuck alone. And never come back.
Non me l'aspettavo. Però me lo immaginavo che lei non volesse far del male a lui. A Tyler. Allie, un pochino. Okay? Mi sembrava troppo strano. Non hai lasciato quel asshole arrivare a te, hai? Did you? What if he's right? I've been having all these nightmares about that night, and they were a lot like how Tom said. And now, when I try to remember, that's all I can see. He's trying to mess with your head, and you're letting it work. No, it's more than that. Ever since we started digging, I haven't been able to shake this feeling like something's off. Something's off because he put this in your head. Don't let him get away with it. He might not be lying. We keep getting things mixed up. We remember totally different versions of the past. Those are just details. This isn't that. She was going to kill me. I'm not so sure anymore, Tyler. Cos'è? Ok, stanno rivivendo un'altra volta. Forse stavolta è quella giusta. She had a gun pointed at me. She chased me. She said she was going to kill me. Ah, non me lo fate scegliere a me. Exact same words, with the same gun on the same pier. The thing you said to Eddie the other day got thrown back at me. Don't you think it's possible that happened here too? Yes, it's possible. Fuck. I don't know. And we're never gonna know the truth, are we? Because the second you walk away from something, that's it. Yeah. I guess at this point, you just have to decide what you believe. Me? Yeah. You need to start dealing, Allie. And that means coming to terms with whatever version of the past feels the most true to you. No more running. Whatever you choose, you gotta live with it, okay? Ed ecco che me la fanno scegliere a me. Non è giusto però, eh? Non posso deciderla io. I'm going to kill you.
hurt you. Allora, scusate, però prima di fare una scelta, noi abbiamo visto che sulla casa, appunto, sul solaio, abbiamo trovato della scritta anche la lettera, riferendosi ad Allison e Holly. Quindi già aveva cambiato il nome del figlio. Quindi non credo che lei lo volesse uccidere. Non penso che era intenzionata a quello. Quindi io farei la scelta di ricordare... Beh, non posso credere che una madre possa arrivare a provare quello solo per, diciamo, una scelta del figlio, no? Quindi non penso, dai, davvero, seguire il ricordo in cui Mary Ann ha minacciato Tyler, dai, sarebbe davvero estremo. Allora a quel punto non avrebbe neanche senso che lei, che abbiamo ritrovato il libro di come crescere un figlio transgender, oppure che abbiamo trovato nel solaio che c'era proprio quella lettera destinata ad Allison e a Holly. Quindi diciamo che io credo alla versione di Tom che non ha minacciato Tyler. Non vorrei... Non penso che lei l'abbia voluto davvero... Non penso che lei lo volesse uccidere. Quindi credo a quella versione. Lo so, può darsi che sbaglio, però non posso credere che lo volesse uccidere. You interrupted her and we got confused. Are you sure? Yes. That attic. Tyler, that was meant for us. It was our way of explaining what she was going through. I made a horrible mistake. Hey, it's okay. I'm here. Mamma mia. Ed ora? Hey, peep what I just found downstairs. What do you think? Will it have aged well? Or just gone bad? Where are you at right now? I just keep hearing her say she wasn't going to hurt you. Over and over. We were kids. We freaked out. You weren't equipped to deal with that shit. She was just talking to you. And I killed her. Stop. È dura, eh? I don't want to use our voice again. Ever. What? Seriously? I don't know. But I want to stop feeling like this. And I think we'll be better off without it. This morning, I kept getting these horrible visions. Of you and Mary Ann and Eddie. Visions? Like our memories? Yeah, but different. It was all my worst thoughts brought to life. You were in my bedroom saying I abandoned you. Eddie called me a snake. I'm sorry. I should have been there for you. It's okay. I was the one who walked out. I just...
I can't let that happen again. I don't think it will. Something's been pushing us to find answers. And now we have them. Maybe I'm wrong. And if it stays bad, we can stop. But I really want to keep what makes us, us. The Mad Hunter was forced to remain below the lake with the Moon Hag, but she did not kill him. Because even reduced to just one hand, he was too useful a servant. Lo, he plotted the day he would emerge. Brothers and sisters? To once again hunt the wise princess and earn back his left hand. Always. And that is the story of how the crafty goblins rescued the wise princess from the Mad Hunter. Significa che hanno, in un certo senso, risolto il mistero che avvolgeva tutta questa storia. L'hanno salvata dal cacciatore matto, che il cacciatore matto in realtà è Tom Vecchi, che poi è il loro padre, che ha lasciato che morisse. Boh. Che storia, finisce così? Non l'hanno salvata in realtà. Che brutto! Non mi dite che finisce così. Sei mesi dopo, ok. Sì, ma sta finendo. Si è tagliato i capelli, Tyler. One last look. I'm good to go. Hey, it's me. Hey, me. House is empty. I'm getting ready to head out. So, last chance. Is there anything you want me to do while I'm in town? Listen, Ty, you're dropping off the keys with Tina, right? Yep, gonna leave them at her office on my way to the ferry. Well, that's it then. Ah, okay, com'è Juno? Ah, è andata là intanto? And full of people, even without tourists. Michael's been writing up rules for the apartment. I need your support against his whole food policy. Just refuse to sign anything until I get there, okay? Okay, but you better hurry. If he gets his way, we'll only have one small shelf for junk food. What? Heresy. I'm gonna need, like, twice that just for snack cakes after my surgery next month. I know, right? This cannot stand. Come stai, prima di tutto? Good, actually. Really good. You? Same. You know, emptying the house really cleared my head out. Thanks for doing that. The observatory really needed me this week. And after everything that happened, I just felt like I needed to keep some miles between me and Delos Crossing. No worries. You still loving your therapist? Gail, yes. I was actually just doing some letter writing she assigned me as homework. It really helped me get some perspective. That sounds awesome. Facciamo il saputo di Tom?
Did you see the article I sent you about Tom losing the election? Ah, yes. I saw your message right before derby practice, so I didn't have time to read it. But I did cackle at the headline. Did you picture Tom's face whenever you went in for a block? No, but that is a great idea. Left his ass. Karma is a bitch. Infatti. E poi facciamo, devo andare, dai. Okay, I'm gonna hang up now. See you tonight. Okay. I'm gonna take one last walk through the house and then head to the ferry. Drive safe. Pretty sure that's the only way possible in the old Allison Mobile. Love you, Tyler. Love you. Ok, che facciamo con questo? Ah, vabbè, la chat. Vabbè. Quello intanto lo prendo. Ok. Vabbè. Le prendiamo. Andiamo di sopra. Goodbye room. Goodbye room. Goodbye man on the moon. For posterity. Okay. Ok, possiamo andare, eh? Chissà. Ah, qui dentro. Vabbè, non ci interessa più niente sta roba. Well, at least she finally dumped his ass. Carissimi Tyler ed Allison, vi scrivo questa lettera dall'aeroporto internazionale di Juneau, dove presto mi imbarcherò su un volo diretto a Manila per una missione umanitaria. Mi dispiace non avervi salutati di persona, ma ho dovuto prendere questa decisione da sola e da sola devo portarla a termine. Sono certa che capiate che a volte dobbiamo seguire ciecamente i desideri della nostra anima. Non tornerò a The Lost Crossing per molto tempo. Prima di partire c'è una cosa che vorrei confessarvi. Non ho mai trovato il coraggio di affrontare mio marito e forse è per questo che non sono mai riuscita a perdonare il tradimento di Mary Ann. Vi amavo davvero come se foste figli miei e ho sempre cercato di perdonare Mary Ann, il suo stile di vita impenitente. Ma quando ho scoperto che voi eravate il frutto della sua relazione con Thomas, volevo farla soffrire come stava soffrendo io e ho riversato sulla vostra casa la rabbia che non ho mai osato scatenare nella mia. Mi sono vergognata per tutti questi anni e mi sorprende accorgermi di quanto mi sembra meglio ad aver confessato tutto. La cosa migliore della verità è la pace che porta nella vita. Spero che nel vostro cuore troviate la forza di perdonarmi. Mi avete insegnato di nuovo come l'amore sia il motore della vita, una cosa che Mary Ann ha sempre cercato di farmi capire. Prendetevi cura l'uno dell'altra sempre, nella sua orma, Tessa.
Sucks to suck, Thomas Anthony Vecchi. Boh, vabbè, andiamo, è ora finalmente. Lascia la casa per sempre. Ah. Well, this is goodbye for real, I guess. Che pesante, eh? Questo finale è stato un bel po' pesantino come emozioni. Hey, Aaron. It's Ty. Tyler Ronan. I thought I'd catch you on your break between sessions, but I guess you're going long with another rebel with too many causes. I know I haven't reached out since I left Fireweed, but I just wanted to say, well, you were right about grief, about it going in circles. This morning, I was out on the porch staring at the fog, and my mother, she just tumbled right out of me. But it was okay. It actually felt good to remember. Anyway, give me a call back if you get a chance. I'll see you around. And thank you. Ecco che è finito. Oh, ok. Tyler ed Allison. Allora, Allison è grato di aver risolto l'enigma di Marianne. Allison è stata influenzata dalla testimonianza di Tom. Non è che è stata influenzata, per me non è quella dalla testimonianza di Tom, non diciamo cavolate. Io non sono stata influenzata dalla sua testimonianza. Ho messo, diciamo, i fatti davanti a fatto compiuto, insomma. Abbiamo trovato il libro di come gestire un ragazzo transgender. La lettera che aveva scritto ad Allison ed Holly. Cioè, scusami, tutto ti fa capire che non ce l'aveva con Tyler, perché lei si sentiva di essere un ragazzo. Quindi, cioè, non è che ho creduto alla testimonianza di Tom. Credo proprio che lei non volesse fargli del male. I gemelli sono fidati del loro legame e hanno conservato la voce. Oh, meno male. Eddie si è sentito sollevato che Allison abbia accettato la propria responsabilità nell'omicidio. Sam si è sentito compreso da Allison. Michael è felice di essere diventato un buon amico di Tyler. E basta. Finalmente abbiamo finito Tell Me Why. Non me l'aspettavo davvero che era Tom Vecchi. Davvero, da lui non me lo sarei mai aspettata che fosse lui il padre e che ha lasciato, diciamo, che tutta quella situazione avvenisse. Poteva aiutarla. È inutile, diciamo che è stato preso dal panico, ma il panico di cosa? Cioè, lui già non l'ha voluti mai accettare questi figli. Quindi ha sempre tenuto nascosto il fatto che loro erano i suoi figli. E ha avuto una relazione, cioè già il fatto che lui non l'ha accettati mai
è sbagliato. Poi, di fronte, diciamo, a una situazione del genere, vedi che viene accoltellata, cavolo, ma tu vai a aiutarla. Va bene che una persona può essere presa dal panico, però, cioè, lui non è stato giustificato proprio per niente, che già di partenza lui non è stato giustificato. Cioè, tu metti incinta una persona e l'abbandoni. Sola, a se stessa, con due figli da tirare su e oltretutto senza soldi, non l'ha neanche mai aiutata. Quindi di cosa parliamo? Presa dal panico, ma di cosa? Ma prenditi le tue responsabilità delle azioni che fai. Quindi diciamo che per me Tom Vecchi c'è, cioè, proprio una croce ci facciamo sopra quella persona, perché davvero è morta. Comunque, sono contenta che loro, i due gemelli, abbiano tenuto il loro legame vivo e non abbiano smesso di usarla, anche perché è l'unica cosa che li rende, come diceva Tyler, unici, che li rende loro. Quindi sono contenta che il loro legame sia rimasto bello unito. Ho cercato di fare in modo che rimanesse unito tra di loro. E niente, insomma, mi è piaciuto pure questo gioco. È stato diverso dagli altri, come al solito i produttori di questi giochi hanno affrontato tematiche molto importanti come quelle del suicidio, dell'omicidio, insomma, di tutti della comunità pure transgender. Quindi diciamo che hanno affrontato molte tematiche importanti tutte insieme in un gioco, diciamo, che è stato bello forte. E sono contenta di avervelo portato. Voi fatemi sapere che cosa ne pensate alla fine di tutto questo gioco, se vi è piaciuto, non vi è piaciuto. Ovviamente io vi ringrazio come al solito di aver seguito questa avventura insieme a me. Spero di poter risolvere al più presto con Detroit in modo tale da potervelo continuare a portare e di non aver problemi, insomma. Cominceremo molto presto Heavy Rain, quindi tenetevi pronti, quello sarà un gioco molto importante anche quello, pieno di misteri da risolvere, di omicidi, quella di investigazione che io adoro. Quindi tenetevi pronte perché cominceremo anche quel gioco insieme. Se vi piace, fatemelo sapere, insomma, tutto quello che pensate di questo gioco. Noi come al solito ci vediamo in un prossimo video con un prossimo gioco. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanellina e se volete seguirmi anche su altri social vi lascio il link di Instagram e della pagina Facebook qui sotto in descrizione. Un bacione e al prossimo video. Ciao!